Oh my god. Signora Coriandoli, la godo live, no, vuole ricordarci come si intitola la canzone? E aspetti un attimo. No, aspetti. La menopausa. Allora, ci sono novità stasera nell'esecuzione? Guardi, io mi faccio accompagnare da queste ragazze che sono le menopausette. La menopausa. Arriva come una vampata di libertà. Qual è la causa? Lo sanno tutte le ragazzine della mia età. Allora, per la prima volta canto questa bella canzone. Ho il mio DJ set, che è questo. Vediamolo. Allora metto la cuffia da DJ e ho anche la chiavetta. Questa è la mia chiavetta. E quindi può partire la base della canzone La menopausa di Grottoli, Vaschetti e Franco Fasano e Ferrini, che è il mio padre spirituale. Certo. O il fratello. La menopausa. Arriva come una vampata di libertà. Qual è la causa? Lo sanno tutte le ragazzine della mia età. Noi dalla vita abbiamo preso e dato tanto, perciò io canto questa canzone con dignità. La donna resta una meraviglia, che sia la mamma, che sia la figlia. La menopausa è il terzo tempo della povertà. Quando ci entri tu te ne accorgi, così ti accendi con le caldane che più del fuoco ti avvolgeranno. E più ci pensi, più li risenti, quei bei momenti di amori ingordi, strazianti baci, di voluttà. La menopausa. Ma chi si inibisce quell'apparente frigidità? Perché la donna per sua natura sa superare ogni seccatura. La menopausa è il terzo tempo della pubertà. La donna è sempre una meraviglia, come la perla di una conchiglia. La menopausa, senza offesa, è meglio della pubertà. Cos'è la menopausa, che sono scese qui a cantare con noi. Bella. Niente paura della menopausa, è la terza parte della pubertà, esatto, certo, il terzo tempo. Bello. Meraviglia. Bene, allora. Grazie. Ma adesso la lasciamo sistemare DJ suo DJ Coriandoli. Set. DJ Coriandoli. Esatto. E farò un tour come DJ Coriandoli. Perfetto, noi se ha bisogno delle vallette veniamo a cantare. Magari. Intanto è il momento di giocare invece con voi a casa il gioco dei fagioli. Chissà se va.